Alla fine è il succo delle 33 ore di educazione civica che la vostra scuola deve, per obbligo ministeriale, dedicare non solo all'Unione Europea, ma a quelle che sono anche le funzioni del diritto, no? Della vita sociale che tutti noi cittadini dobbiamo giocare nelle nostre comunità. Ora andiamo ad approfondire un tema che, tra l'altro, la vostra scuola ha affrontato per parecchi anni, perché è stata una delle scuole protagoniste di un percorso che si chiama ASOC, Scuola di Open Coesione, e tra l'altro è stata una delle scuole che ha vinto più volte questo percorso. Quindi, ancora una volta, chi vi ha preceduto è stato altrettanto bravo ed è riuscito a avere un ruolo di protagonismo nello spiegare come vengono spesi e cosa sono i fondi per la coesione. Ora, se la regia mi mette le slide, vi accompagno anche con una possibile esplicazione un po' più chiara di come le politiche di coesione si sono evolute, ma soprattutto oggi cosa stanno facendo per i nostri territori. Perché, come diceva prima Loredana, e come avete sentito parlare spesso e volentieri dai mezzi di informazione, non è questa la slide, vi chiedo di mandarla giù: politiche di coesione. Dovreste trovarla sul desktop, non è neanche questa. Queste sono le slide che vi enuncerà poi Nicolò Palermo, che si occupa delle reti. Dovreste avere un ulteriore PowerPoint dove c'è scritto le politiche di coesione, altrimenti.